No, ho le gomme dell'auto da cambiare. Chissà quanto dovrò spendere. Tranquillo, da oggi niente più spese folli per i tuoi pneumatici. Visita subito il sito www.italgommepneumatici.com. Italgomme è un'azienda leader, 20 anni di attività, 700.000 gomme vendute. www.italgommepneumatici.com. Scegli le gomme che fanno al tuo caso, ordinale e ti arriveranno direttamente a casa. www.italgommepneumatici.com. La soddisfazione del cliente. Un cordiale saluto, benvenuti ad Oggi Calcio del giovedì, edizione delle 20. Stiamo per andare a vedere l'Europa League, questo turno di Europa League molto importante. Mi passo subito a presentarvi gli ospiti stasera, che sono alla mia destra Franco Melli. Ciao Ah, Frank. che piacere, buongiorno a tutti. Buonasera Pino Wilson. a tutti, buonasera. Nello De Nicola. Buonasera. E poi alla mia sinistra, per cominciare, Roberto Renga. Sì, buonasera. Nel suo Melli ha detto splendore. buongiorno perché si sveglia Nel tardi. suo, giustamente, Nel nel suo suo splendore e splendore. nel suo splendore anche Massimo De Sta girando un Santis, film, sempre vedi? abbronzatissimo, sempre con un appeal fantastico e con 20 anni di meno Stefano Ranucci. Ciao Stefano. Buonasera, buonasera. Noi non ci vediamo dai tuoi 50 anni, voglio dire, sei mancato un po' qui. E infatti la Roma ha fatto degli sfacelli dal punto di vista dei risultati, no? Ha fatto il suo. Mangia il pollo Tre con le mani. vittorie consecutive. Come, Mangia il pollo con le mani adesso la Roma. Significa che i giocatori fanno quello che devono quello fare. che devono. Bene, allora cominciamo però ad entrare nella puntata del giovedì con la verifica innanzitutto di questo turno di Champions e ascoltiamo le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita. Sono contento perché chiedevo delle risposte, le risposte sono arrivate da parte di Fabio, da parte di Matri, da parte di Padoin, da parte di Peluso stesso, che sta crescendo di partita in partita in maniera esponenziale, da parte di Pogba, da parte di Marrone, da chi è entrato, come Giaccherini, come Isla, lo stesso Samoa, che doveva ritrovare un po' di condizione dopo l'esperienza della Coppa d'Africa, quindi ho avuto delle risposte importanti oggi, non era facile, quindi sono molto contento. A volte sento parlare in maniera, secondo me, errata del reparto offensivo, che dicono gli attaccanti non segnano, poi vado a vedere i numeri e mi accorgo che il reparto offensivo nelle tre competizioni ha portato alla squadra più di 40 reti. Se io suddivido le 40 reti nei due giocatori titolari, diciamo, ne faccio 15 e 15 e le due riserve hanno fatto 5 gol e 5 gol. Tante volte sento parlare un po' a vanvera e bistrattare un po' gli attaccanti. Gli attaccanti sono quasi tutti in doppia cifra, quindi è inevitabile che io cerco di far giocare e far ruotare gli attaccanti, ma se alla fine li faccio ruotare e segnano e vinciamo, oh, cioè, qual è il problema? Cioè, non vedo il motivo perché ogni volta mi si debba dire però oggi non ha giocato Jovinko Vucinic, ha giocato Matri, Quagliarella ha fatto gol, bravi. Poi sono contento. Ho quattro attaccanti, cinque attaccanti con Anelka, perché Anelka è arrivato da poco e si sta mettendo a disposizione, anche se ho avuto questo problema alla schiena che l'ha bloccato. Quindi l'importante è che chi gioca, gioca per la squadra e non gioca a fine a se Molto stesso, bene. fatalista. Vediamo cosa ci riserva. Sappiamo che più avanti andiamo e dobbiamo fare grandissima attenzione perché ci saranno dispendi di energie fisiche e nervose. Ecco perché l'importanza di avere un gruppo a disposizione che dia la grandissima disponibilità, perché avremo bisogno di tutti. Stasera l'ho dimostrato, lo dimostrerò in futuro, ma l'ho sempre dimostrato, ecco, perché alla fine i calciatori sono sempre stati impiegati tutti quanti, ecco, quindi, però vediamo cosa ci prospetta l'urna. Noi dobbiamo essere molto bravi e attenti perché questo è il primo anno che conviviamo con questa situazione, bella, piacevole, però ci stanno i pro, ci stanno i contro. Dovremmo essere bravi affinché i contro non siano molto, che non incidano molto, ecco, sul campionato. As to the Tifosi oggi, perché sono stati veramente straordinari. Oggi uno spettacolo bellissimo, sia i tifosi.
tifosi juventini che sono stati eccezionali. Volevo fare i complimenti anche ai tifosi scozzesi, perché vedere tifosi che cantano così dopo un passivo, no? Dell'andata e del ritorno, è veramente un grandissimo esempio per tutti noi, e noi dovremmo veramente prendergli d'esempio. I would like to thank all the supporters for the Juventus. Allora Franco, un Antonio Conte raggiante, la Juve entra, tra virgolette, rientra nella storia, perché rientra nel calcio che conta tra le prime otto d'Europa. Io credo che dopo la partita d'andata lì ha ottenuto la qualificazione al turno successivo con quel 3-0, insomma, fosse abbastanza scontato il passaggio di turno, forse era meno scontato l'impegno, la serietà, l'affidabilità della Juventus. Cioè la Juventus credo che tra le squadre italiane sia la più affidabile. Non c'è niente che viene sottovalutato, anzi pare tutto sopravvalutato, nel senso che l'impegno è sempre massimo, i ritmi sono sempre elevati, e questo fa ben sperare chiaramente. Secondo me la Juve non è tra le prime quattro, come dice il collega, il dotto collega Renga, ma può darsi pure che il campo dimostri che la Juve è più forte, per esempio, del Borussia Dortmund, è più forte del Bayern, è più forte del Barcellona, è più forte, poi vedremo come andrà Barcellona-Milan, è più forte del Real Madrid, è più forte del Paris Saint-Germain. Io ho qualche dubbio, nel senso che alla Juve manca un grande goleador, il famoso top player, però finora sta facendo benissimo. Roberto, tu sei d'accordo con l'analisi di Franco? Mai. Non siamo mai d'accordo, quindi è possibile. No, io dico, per me la Juventus ha tutto per fare bene in Europa, già lo sta facendo, perché è arrivata prima nel suo girone, ha fatto 5-0 complessivamente al Celtic, che no, era chiaramente l'avversaria più debole, però tanto giocare a Glasgow, come sappiamo tutti, no? Essendoci andate, conoscendo l'ambiente, è sempre difficile. E comunque la Juventus 5 gol ha fatto e nessuno ne ha preso, ed è da molto tempo che Buffon non prende gol, tra l'altro. Riesce a fare sia la fase difensiva che la fase offensiva bene. È più forte delle altre? Non lo so, tanto è tra le prime otto, secondo me può essere tra le prime quattro, e a quel punto può anche succedere di tutto. Lo stesso discorso vale per il Milan, anche se il Milan a livello di gioco ha meno, ha più come qualità di alcuni giocatori, però io penso che in Europa sia il gioco a dominare. Manchester e Real, per intenderci, il Real aveva i giocatori, il Manchester ne aveva meno forti, ma il Manchester stava andando meglio del Real. Nello, tu conosci l'ambiente Juve per averci lavorato un po' di tempo, quindi sai che cosa si sta respirando, sai che il ritorno lì nella zona che conta porta molto entusiasmo. Che la Juve riuscirà secondo te a far fronte sia al campionato che alla Champions? Non concordo con Franco su un particolare, quando dice che alla Juve manca un goleador. È vero che manca un goleador principe, cioè quello da doppia cifra, quello da 25-30 gol, ma è pur vero che la squadra che ha fatto più gol di tutti in campionato, e se consideriamo che il suo goleador c'ha 7 gol, il massimo, che è Giovinco, andiamo a vedere che la Juventus ha fatto una media di 2 gol a partita, cioè ha fatto 54 gol in 27 partite. È una delle prime, se non è il primo, è uno dei primi attacchi in Champions League, che significa che è il gioco, è la squadra che va in gol, non serve il goleador ma serve il gruppo, e Conte ha realizzato questo. Secondo me possono arrivare, non credo che sia come il Chelsea dell'altro anno, cioè che vinca, però secondo me nelle prime quattro ci sta, e poi si gioca la finale. Massimo, parliamo anche di questo disastro arbitrale in Europa, con la partita Manchester-Real che in qualche modo è stata condizionata da una decisione arbitrale, dall'espulsione del giocatore del Real. Ma secondo te quell'espulsione ci poteva stare o no? Allora, bisogna partire da un presupposto. Manchester e Real avevano un grosso equilibrio in campo, c'era stata la rete del Manchester che aveva cambiato un pochino la partita, e il Real Madrid stava facendo fatica in quel momento per recuperare sotto l'aspetto del gioco, perché devo dire che effettivamente il Manchester stava giocando meglio, e le dichiarazioni di Mourinho poi lo testimoniano. Quell'episodio ha cambiato la partita radicalmente, per questo come è normale pensare che quando c'è un grosso equilibrio, un uomo in meno, a che se ne dica che qualcuno diceva in 10 si gioca meglio in 11. L'episodio, se lo andiamo a fotografare,
non era facile, perché se stoppiamo il fotogramma l'espulsione ci può stare perché sembra un fallo violento, però se lo vediamo per come si è evoluto è un fallo che meritava tranquillamente il cartellino giallo. Io avrei ammonito il giocatore, ma l'avrei ammonito perché? Perché avrei fatto una riflessione, perché l'andamento proprio della partita dimostrava che non era una partita violenta, erano giocatori che stavano giocando al calcio, non c'era un fallo che andava al di sopra delle righe. Avresti chiamato, designato un arbitro turco, cioè uno che viene da un campionato di seconda fascia per la partita più importante dell'anno? Ma guarda, queste sono, io ho visto in questa fase di Champions League, perché la partita di Champions League di solito è molto, molto semplice da arbitrare. La differenza la fanno proprio questi episodi, e questi episodi li devi indovinare, non ti puoi permettere di sbagliarli. Io sto vedendo in qualche designazione una un po' designazione cervellotica da parte di Pierluigi Collina, perché non dimentichiamo che è Collina che designa gli arbitri in Champions League. Cioè io un turco, una partita di quel livello è al di fuori delle qualità di un arbitro turco, che poi ha dimostrato anche successivamente a quell'episodio la poca intelligenza sotto l'aspetto arbitrale, perché in quel momento non dico che devi cambiare modo di arbitrare, ma proprio ha cominciato a fischiare tutto, anche quello che prima non faceva passare, quindi ha abbassato il livello del fallo, e due squadre come il Manchester Real che si stanno affrontando a viso aperto e che stanno giocando, e addirittura trovavi anche giocatori che ricevevano la punizione, che guardavano essere fatti, come dire, non è più questo il fallo, e sicuramente quell'episodio lo ha influenzato. Cioè, un turco ha sbagliato Collina, ha sbagliato l'arbitro. Un turco era la designazione più sbagliata. Ma come è stata sbagliata? Come è stata sbagliata la decisione che ha cambiato tutto quanto? Perché è vero che Tagliavento, se andiamo a priori, io ho visto ieri sera la partita del Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain senza Ibrahim c'era un'altra squadra, perché ieri tra Valencia e Paris Saint-Germain non c'era questa differenza. E in quel caso Tagliavento, che ha espulso Ibra, e è giusta l'espulsione perché l'entrata di Ibrahim c'era da espulsione, ma ha fischiato dopo 30 secondi che c'erano falli ripetuti sul calciatore del Paris Saint-Germain. Per chiudere il discorso Juve Champions e anche mercato, Pino, si parla in queste ore di un ritorno di Ibrahimovic alla Juve. Le minestre riscaldate, tu da calciatore, possono funzionare? Intanto Ibra non è una minestra riscaldata, se dovesse tornare in Italia o al Milan, tornerebbe alla Lazio. Darebbe grosso. No, noi non abbiamo bisogno, sai. Ah, no. Noi abbiamo il campione che è Klose, che l'anno prossimo farà i mondiali, quindi siamo abbastanza tranquilli. Klose ce l'avrebbe metà campionato tutti gli Ma noi ci basta quella metà di campionato, vedi? Nonostante questo, volete provocare per forza Wilson? Volete magari, toccare? Ma perché? Lo vogliono sfrucoliare. No, no? Sai il problema? Che se sono i fatti che dicono questo. L'altro anno si era detto che si era fermato perché doveva prepararsi per l'Europeo. Quest'anno si è rifermato di nuovo alla fine del girone d'andata. So i fatti, io non, per carità. No. Sai cos'è? I risultati della Roma hanno portato parecchia gente. Che c'entra la Roma? Io sto parlando. Perché fai sempre riferimento alla Roma? Perché allora dovrei dirti, voi con tanti proclami. Scusa Pino, dovrei dirti allora che con tanti proclami e con tanti close, quali siete a 4 punti solamente in più rispetto a una squadra disastrata. Quella che avete raccontato per un sacco di tempo, che è la squadra che ha preso più gol di tutto il campionato. Vabbè, insomma. Fino a qualche settimana fa, insomma, eravate definita la squadra rivelazione. Qualche settimana fa, io non ho mai sentito parlare. Vabbè, comunque, continuiamo a non parlare. Comunque, Raffaele, pure come è stato sbloccato il risultato, sono elementi di disturbo di Roma-Genova. Come è stato sbloccato, il rigore su De Rossi, sinceramente, no, neanche quello c'era. Ma non esiste proprio. Certo, sono preoccupato che. Voi addetti al lavoro, ai lavori, siate gli esperti del calcio. Questa è una cosa che mi preoccupa. Però quello sullo sfaldo dopo. Però quello non c'è. Ma questi argomenti approfondiamo poi domani. Se si mette in discussione un giudizio di uno che non ha fatto ieri un altro mestiere, senza dire quali, perché sennò qualcuno potrebbe offendersi, ma ha fatto questo mestiere per tanti anni e ad altissimi livelli. È mai possibile che bisogna discutere pure quanto ci dice De Santis? Vabbè, però di questo ne parliamo un po' domani. Non ho capito che significa. Approfondiamo.
perché me lo spieghi. La discussione è quello l'operato, cioè, dicendo, Massimo De Santis dice che non era di rigore. Datemi la possibilità, insomma, sapete, dal tuo punto di vista ha detto che lui sbaglia. Io parlo dell'episodio sotto l'aspetto tecnico. Posso replicare? Io quello mi serve, non mi serve l'aspetto emozionale. Se non erro, la maggior parte delle discussioni aperte in trasmissioni analoghe a questa, precedenti o analoghe, sì, l'80% si discute sull'operato degli arbitri. Sì. Non più di 5 minuti fa l'ex arbitro De Santis ha detto che quello ha sbagliato, quello ha una limitata esperienza tecnica, quell'altro non è in forma, quell'altro. Quindi non significa aver arbitrato, aver fatto questo lavoro ad alti livelli. Si può anche sbagliare. Quindi se noi stiamo criticando l'operato di una persona che fa quello di mestiere, ci dà la possibilità. Io dico semplicemente fare che è difficile. Io dico semplicemente, la mia ignoranza in questo ambiente mi porta a dire che è molto difficile poter giudicare in una frazione di secondo una gamba alta piuttosto che... Abbiamo detto, io avrei ammonito, mi rifaccio agli eventi di Coppa e agli eventi europei, io avrei ammonito, sicuramente, visto in televisione, rivisto, rifatto, ma vorrei aiutare il suo precedente incarico nel dire che è una cosa quasi impossibile. Sto signore si gira perché magari impegnato a guardare qualche gomitata data tipo Napoli e non sanzionata, e si trova con una persona con una gamba altezza viso e in quel momento la considera un fallo grave da espulsione. Quindi criticare l'operato di un arbitro per questi eventi mi sembra difficile. Io devo è fuori vista, nessuno sta criticando, stiamo valutando l'episodio del calcio di rigore di Roma-Genova, con l'arbitro a un metro, col calciatore del Genova fermo, con De Rossi che parte, che è stato molto simile, se tu ti ricordi, che io poi gli episodi mi ricordo, un famoso Inter-Roma dove Balotelli andò su De Rossi e fu dato il calcio di rigore. Quello è un errore. Però perdonate, posso fermarmi un attimo? No, perdonatemi, no, perché stiamo facendo una trasmissione che poi faremo domani sera. Allora, io vi chiedo di andare, devo rispondere rispondi domani sera, Pino, però sennò noi abbiamo 30 minuti. Ma la cosa se più bella è quello, perché Pino, avrai modo la prossima settimana, quando saremo a un punto 20 secondi, Pino, 20 secondi, sennò hai cambiato il contenuto di quello che avevamo detto. Lui sta giudicando non nel frangente in cui si trova protagonista in tre secondi e deve decidere. Lui lo sta facendo oggi, dopo aver visto Moviola, dopo aver visto a bocce ferme l'operato. E tu lo stai contestando. No. Ok, adesso dobbiamo fermare, andiamo avanti. Vediamo, regia, mandiamo un attimo, perché sennò continuiamo a fare la Moviola a domenica sera, scusa. Allora, parliamo adesso invece della Europa League con la dichiarazione della conferenza stampa di Stramaccioni. Che sia importante che l'Inter giochi una prestazione molto attenta, e sappiamo che in questo momento anche a livello di scelte non abbiamo la possibilità di cambiare tanto rispetto anche alle ultime partite per i motivi di cui parlavo prima, però io credo che sia un giocatore che vada tenuto in grande considerazione, però ripeto, per quanto sia un grande campione, io credo che sia Tottenham Inter e non Bale Inter, questo come mia visione, per il rispetto che ho della squadra che gioca contro di noi. Sicuramente arriviamo a questa gara per noi molto importante, con una condizione infortunati abbastanza particolare, e stiamo cercando di recuperare, e anche stamattina molti giocatori hanno provato più elementi possibili per questa gara, però non possiamo comunque permetterci di rischiare i giocatori che non saranno in perfette condizioni fisiche, perché in questo momento la disponibilità dei giocatori è in emergenza. Con noi oggi sono aggregati 6 giocatori della squadra primavera. Sì, sicuramente il Tottenham
è un brutto ma è anche un bel ricordo, perché appena arrivato all'Inter noi perdemmo molto male qui a Londra contro il Tottenham, che secondo me era una delle migliori squadre giovanili d'Europa, però al ritorno riuscimmo a ribaltare comunque quel risultato negativo e poi l'Inter vinse la competizione europea proprio sullo stesso campo dove avevamo perso quella gara, quindi tutto sommato fu un brutto ricordo poi trasformato in un bel ricordo. Sicuramente la partita di domani è una partita in cui l'Inter per fare il risultato dovrà fare veramente una grande prestazione, e io credo che la squadra del Tottenham sia forse la squadra oggi più in condizione e più in forma della Premier, non so se sono 14, 13 o 14 risultati utili che loro fanno fra campionato e Europa League, e va bene, non è un alibi, però sicuramente noi arriviamo con delle motivazioni molto più forti date dall'emergenza, quindi io sono convinto che questa situazione di emergenza ci farà tirare fuori delle qualità che probabilmente abbiamo bisogno di mettere in campo per giocarcela alla pari con una delle squadre che in questo momento sta facendo meglio in Europa. No, Antonio è qui, è stato regolarmente convocato, si è allenato e domani sono sicuro che o dal primo minuto in corso di partita darà il suo contributo, quindi non c'è nessun, in questo momento non c'è nessun tipo di problema. Bene, Stramaccioni, allora Roberto, il caso Cassano mi sembra in qualche modo chiuso, è stato soltanto un caso giornalistico perché poi l'evento realmente non c'è stato, o realmente Cassano è ritornato a farne una delle sue? No, mi sembra che l'evento c'è stato, però che tutti quanti ci siamo saliti sopra in maniera drammatica, drammatizzandolo, proprio perché si tratta di Cassano e perché c'è l'Inter di mezzo, l'Inter, pazza Inter. E fa anche un po' notizia, no? Ma certo, ma come no, per carità. Ma mi sembra che sia meno cassanata rispetto a quelle del passato. Me lo auguro anche per lui. C'è perché, una insomma, cassata più moderata. Una cassatina, non lo so come si dice. Ma insomma, mi sembra che piano piano il ragazzo stia un po' più calmandosi. E comunque l'ha fatta. Però detto questo, dico che il problema vero dell'Inter è un mercato sbagliato, è di un Inter che c'è una rosa estremamente ristretta, è di dover affrontare una partita tra poco che sarà difficilissima, perché il Tottenham è una delle migliori squadre europee in questo momento, non prima, in questo momento. Per esempio la Lazio la incontrò in un momento in cui il Tottenham ancora doveva crescere, doveva maturare, e c'ha alcuni giocatori che stanno benissimo, uno in particolare, che è Bale, che non so se lo farà giocare a sinistra o lo farà giocare dietro il centravanti, ma è un problema, perché adesso fa un gol a partita, tra l'altro, quindi è un giocatore decisivo. Pino, per chiudere questo discorso Europa League, la Lazio vuole puntare al passaggio del turno perché sarebbe molto importante. Sì, la preoccupazione è fare il risultato questa sera, o comunque un risultato positivo, perché poi la prossima giornata di ritorno la giocheremo a porte chiuse. Purtroppo. Quindi credo che questa sera devono esserci tutti i presupposti perché la Lazio faccia il risultato, o comunque un risultato contenuto, anche un 2-1 a favore dello Stoccarda potrebbe andare bene. Il problema sarebbe grave se lo Stoccarda vincesse con un altro risultato più pesante. Nello De Nicola, che è sempre impegnato nel suo l'iPad mania. Nello, ascolta, a proposito di giovani, tu ne hai vissute, volevo fare questa domanda a te e a Stefano Ranucci, che in qualche modo per diverse attività professionali ma avete a che fare con i giovani, no? Con questa Cassano è una sorta di degenerazione giovanile. Perché Cassano non si riesce, nonostante le sue grandi doti, perché non si riesce ad inquadrare? È ormai un ragazzo, è diventato non più ragazzo, è diventato adesso ormai è un uomo, è pure un papà, per cui c'ha pure dei figli, per cui diciamo che parlare ancora di ragazzo mi sembra esagerato. È chiaro che quando è uscito era ragazzo, dobbiamo andare a vedere probabilmente, però non è mai uscito da questa dimensione di ragazzo. Ma non ci dimentichiamo quali sono le origini di Antonio. Purtroppo Antonio probabilmente, non lo so, lo dico senza conoscere le situazioni, ma probabilmente ha avuto già i problemi da bambino per il quartiere dove è nato e ha vissuto un ambiente dove
non potevi permettere a nessuno di darti un ordine o di sopravvaricarti, per cui diciamo che quel DNA gli è rimasto e riesce difficile a Antonio scusate, mantenere un equilibrio e il rispetto di certe regole, rimanere dentro i parametri di regolamenti che stanno all'interno di uno spogliatoio. Stefano, cosa avresti fatto tu con un Cassano, per esempio? Un Cassano giovane, non adesso, ormai non c'è più nulla da fare. Ma no, io credo che in queste circostanze, con personaggi diciamo da un carattere un po' esuberante, tra virgolette, bisogna applicare il massimo dell'empatia da parte di chi gestisce e coordina il personaggio. Questo nell'ambito sportivo, così come nel resto di qualsiasi tipo di comunicazione tra persone. Non conosco nello specifico quello che è accaduto, sembrava, almeno da quel poco che so, che ci sia stata una battuta da parte di Cassano all'allenatore. Non credo che questo debba portare necessariamente, in questa circostanza credo che sia un po' l'inesperienza dell'allenatore che lo coordina e lo gestisce. I fatti precedenti, beh, insomma, la maglia che si tira, questi sono aspetti esuberanti che fanno parte un po' più del carattere che aveva all'inizio. Non sono d'accordo con Nello nel dire che si porta dietro qualcosa per la sua provenienza, insomma, questo assolutamente, abbiamo degli esempi in qualsiasi mondo, sia nello sport che in altro, che persone venute fuori da ambienti di sicuro disagio possano aver dato risultati importanti. Quindi non credo in questo, credo semplicemente in questo evento che un po' di inesperienza da parte di chi coordinava il gruppo abbia fatto il resto, anche perché ormai erano mesi, era un po' di tempo che non si leggeva qualche cassanata. È troppo facile scaricare su Stramaccioni. Io credo che se si voglia far crescere la persona, perché poi possibilità di crescita c'è a 30 anni, c'è quando si diventa padri, c'è a 50, è una crescita e un insegnamento continuo, è un apprendimento continuo. Credo che ormai fa anche notizia, da quello che si leggeva sui giornali avevano quasi fatto, quasi arrivati alle mani. Questo signore avrà fatto una battuta, ho idea che insomma se la stessa l'avesse fatta qualcun altro, tutto questo caso forse non si sarebbe, non si sarebbe montato. Io la storia Mancini-Balotelli ha fatto meno eco di quanta ne ha fatta Cassano e era, a mio avviso, molto più grave. Diciamo che la famiglia di calciatori è un po' la stessa, Balotelli, Cassano, con gli stessi problemi. Cassano, con la cosiddetta cassanata, o quella che fa Balotelli, è deprecabile, ma non perché ma è deprecabile. Hai ragione, Pino, però perdonami se ti interrompo, ma vorrei, perdonami se ti interrompo, ma vorrei farti una domanda. Se l'atteggiamento tenuto da Osvaldo nella sostituzione l'avesse avuto Cassano, non sarebbe finito su tutti i giornali. È passato in secondo piano. Cassano ha fatto una cosa gravissima. Però la notizia è che Osvaldo va via a fine anno. Cioè, la notizia è questa. Franco, Roberto. Osvaldo ha fatto una cosa. Credo che Osvaldo, tra l'altro, anche per questo motivo, non giochi a Udine. Credo. Roberto diceva la notizia. Non dovrebbe giocare a Udine per quello che ha dato in campo. Sì, Stefano, scusatemi, la notizia è un'altra. Perdonate, seguitemi un po' perché sennò andiamo. La notizia è un'altra perché giustamente diciamo a fine stagione Osvaldo probabilmente andrà via e diceva Roberto bisogna vedere se qualcuno lo prende. Prova a dimostrazione che ragazzi, questo carattere lo condiziona. Osvaldo è costato un sacco di soldi. Cioè Osvaldo, per quantificare il prezzo di Osvaldo bisogna considerare i soldi che la Roma ha pagato, 18 milioni, e i soldi che la Roma ha perso, i 10 milioni con Borriello, cui continua a dare anche una percentuale, quindi parliamo di 28 milioni. Allora per non rimetterci comunque devi prendere parecchi e lui in questo momento c'ha una cattiva fama, in dubbio. La cattiva fama che l'aveva preceduto adesso è amplificata. Lui non si è mai detto che era scarso. Io mi ricordo con l'Under 21, quando è arrivato, io ero tutto contento. Poi, ma quando io e Franco chiedevamo ai colleghi di Firenze, ci dicevano per carità. Il problema suo non è mica tecnico. Osvaldo, due pizze al 5. Alias?
E come? No, spieghiamo perché per quelli che non glielo dico. Spieghiamo a tutti quelli che ci seguono. A Firenze c'è un noto ristorante che è da Osvaldo, dove noi andavamo a mangiare e dove andava a mangiare anche Osvaldo, per questo. Se no, noi siamo in conclusione di questa puntata del giovedì. Che meraviglia, meraviglioso, e vai sottofondo la nostra musica che ci accompagna. Finisce questa puntata del giovedì approfondimento, noi ci andiamo a vedere le partite di Europa League tifando per le italiane. L'ultima considerazione, visto di quello che abbiamo detto, credo che la provenienza, le origini di una persona, l'umiltà di una persona non deve per forza di cose creare la mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Io conosco tante persone umilissime, che hanno rispetto nei confronti di chi sta di fronte. Con questo salutiamo, ci vediamo con gli stessi ospiti domani sera alle 23:30. No, ho le gomme dell'auto da cambiare. Chissà quanto dovrò spendere. Tranquillo, da oggi niente più spese folli per i tuoi pneumatici. Visita subito il sito www.italgommepneumatici.com. Italgomme è un'azienda leader, 20 anni di attività, 700.000 gomme vendute. www.italgommepneumatici.com. Scegli le gomme che fanno al tuo caso, ordinale e ti arriveranno direttamente a casa. www.italgommepneumatici.com. La soddisfazione del cliente.